Grazie Eleonora. Più persone oggi ovviamente hanno parlato del fatto che non stiamo qua solo per difendere il movimento BDS, va molto oltre questo, di difendere il nostro diritto di agire, difendere la democrazia, dire anche difendere il diritto al popolo palestinese a chiedere solidarietà nella forma che decidono in questo della campagna BDS. Queste leggi, questa legge italiana non nasce da nulla, c'è uno sforzo concertato da parte del governo israeliano. E quando ho letto la presentazione della legge la prima volta ho pensato non l'ha scritto il senatore italiano, quindi ho immaginato come è stato tradotto dall'inglese e sono andato a trovare esattamente il documento che è stato usato, perché questa è una cosa che Israele sta promuovendo in tutto il mondo e in varie forme, cioè dove riescono a e come riescono a farlo approvare nei vari stati. E quello che dicono sempre dal comitato palestinese per il BDS che il modo migliore per difendere questo diritto al boicottaggio è di impegnarsi nelle campagne, perché più siamo, più sono visibili le campagne, più siamo forti per difendere questo diritto. E Eleonora ha parlato della campagna contro il Giro d'Italia, questa è una campagna molto importante, ci riguarda molto molto da vicino, arriva a Roma il 27 maggio e quindi dobbiamo anche costruire un'importante mobilitazione per l'arrivo di questa corsa. Ovviamente la campagna da ora alla fine andrà avanti e usando anche questa occasione per sensibilizzare le persone su quello che succede in Palestina, perché le campagne sono, questo è anche un altro aspetto molto importante delle campagne, di parlare della Palestina, e anche questo non succede abbastanza. Un'altra campagna che è stata lanciata proprio in questi giorni è la campagna contro l'Adidas, perché l'Adidas è uno dei principali sponsor della Federcalcio israeliano, che sappiamo nelle loro leghe ci sono le squadre delle colonie, quindi in questa fase stiamo chiedendo all'Adidas di rinunciare a quello sponsorship. L'hanno fatto in silenzio per quanto riguarda la maratona di Gerusalemme, qualche anno fa erano sponsor per diversi anni della maratona che passa sempre per Gerusalemme Est, in silenzio hanno smesso di sponsorizzare quello dopo una grande campagna e speriamo di riuscire a farlo anche per quanto riguarda la Federcalcio e la squadra nazionale israeliana, avendo già questo precedente, che sarà un importante passo. Come sapete c'è la campagna per chiedere alla FIFA di sanzionare la Federcalcio israeliana, che non lo ha fatto, e questo passo di avere un successo con l'Adidas sarebbe veramente un importante passo in quella campagna, e va a pari passo infatti. E quindi queste sono due campagne molto importanti su cui possiamo impegnarci qua in Italia. E adesso passo la parola a voi se avete interventi oppure domande. Prego. Bella domanda alla quale cercherò di rispondere se riesco brevemente, perché noi crediamo di sì. Noi abbiamo dei valori, dei principi costituzionali ai quali anche il legislatore deve sottostare. Ad esempio riteniamo che ci sia una compressione intollerabile dell'articolo 21 della Costituzione della libera espressione. Il problema è che in questo ambito c'è una giurisprudenza anche della nostra Corte Costituzionale, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Europea, la quale nel sancire il diritto incomprimibile e inalienabile di libera espressione dice che però questa non può mai ovviamente debordare nella discriminazione razziale e quant'altro. Allora dobbiamo capire cos'è discriminazione razziale. E noi per troppo tempo abbiamo lasciato passare nel linguaggio, per questo molto apprezzato quello che ha detto anche Rapegna, cioè l'idea che criticare Israele sia criticare un popolo ebraico, una religione, una razza, tutte cose
aberranti, perché nel linguaggio corrente abbiamo accettato questa mistificazione, per cui chi vuole opporsi alle politiche dei governi israeliani che fanno certe cose, c'è uno slittamento nel linguaggio, per cui in realtà sto attaccando il popolo ebraico. Ho detto benissimo cos'è, ben altro e ben oltre. Gli ebrei la maggior parte non vivono in Israele, sono al di là e al di fuori dei confini di quello Stato, dove vivono in realtà anche non ebrei, in situazione di minorità, mi tocca dirlo. Quindi in realtà dicono, vabbè, voi criticate una razza, un'etnia, una religione. Niente di tutto questo, primo perché nessuno vuole farlo, ma su questo bisogna essere chiaro, sull'uso delle parole. Perché è questo, su questo terreno scivoloso che ci vogliono condurre, dicendo, perché se la BDS boicotta per motivazioni etniche, religiose e razziali, non puoi farlo, la libertà di espressione si deve fermare. Giusto, sottoscrivo. Ma noi non discriminiamo gli ebrei, non invitiamo qualche sciocco relatore dice si torna ai tempi in cui si diceva boicottate questo negozio perché non è ariano. No, no, nessuno qui viene a boicottare nulla perché è ebraico di un ebreo, anzi, sono nostri amici. Noi vogliamo boicottare delle politiche di occupazione illegale del governo israeliano. Quindi l'attività dei coloni che occupano territori illegalmente, ma mi permetto di allargare, la responsabilità non è solo i coloni sono il braccio di un governo che incentiva, finanzia e promuove le colonie. Quindi in realtà, quando Gideon Levi, che ho incontrato a un convegno a Trieste, dice noi siamo tutti coloni in Israele, perché il governo sta sostenendo, quindi non è che si boicotta la singola colonia, ma si boicotta la politica di un governo che occupa territori, li assegna ai suoi coloni, che vanno e sono il braccio finale, l'ultima ruota del carro. Quindi noi boicottiamo l'occupazione, che vuol dire l'attività dei coloni e di quel governo che quello fa. Nulla abbiamo ovviamente contro il popolo ebraico, anzi, molti sono gli ebrei a fianco del nostro percorso, e per questo questa norma è incostituzionale, perché vuole mascherare da discriminazione contro una religione e un'etnia quello che è la critica politica alle scelte di un governo. Noi abbiamo visto scelte di governi criticate, l'Unione Europea si appresta a fare nuove sanzioni contro la Russia per la questione ucraina. Non entro nel merito alle mie opinioni, ma non è che noi siamo contro il popolo russo. Se si fa quello si dice che stiamo contrastando le politiche imperiali del governo russo. Ecco, l'importante è chiarire, ve lo dicevo, il senso delle parole. E se questo viene ristabilito, è ovvio che non c'è discriminazione razziale, etnica, religiosa, e questa legge è incostituzionale. Siamo allora salvi? No. Io ho fatto parte di un comitato dove c'erano importanti giuristi, un vicepresidente della Corte Costituzionale, una recente battaglia, diceva attenzione, la Corte Costituzionale arriva dopo e tardi. È un organo giudiziario e anche politico, quindi rimettere a lei vuol dire deresponsabilizzarci. Si rischia che questa legge entri in vigore, faccia danni per anni e fra 5-6 anni la Corte Costituzionale che si pronuncerà potrà avere una composizione di nominati, sapete che in buona parte sono di origine politica, che ci cautela fino a un certo punto. Quindi per questo noi dobbiamo oggi assumerci la responsabilità. È ovvio che in seconda battuta noi abbiamo già pronto un ricorso alla Corte Costituzionale il giorno che la legge entra in vigore per contestarla. Questa è la strada dei giuristi. Ma io dico sempre, diffidate di chi vuol dire ci penseranno i giuristi. Da avvocato dico che non credo nella strada giudiziaria, il progresso. Cioè, prima è un percorso che compete i cittadini, una maturazione collettiva, i diritti sono materia nostra, non è un compito per avvocati. Questo non per dire che ci tiriamo indietro, ma perché vorremmo che ci fosse un passo avanti della comunità. Noi ovviamente siamo pronti. Sono Alcio Nicotra di Un Ponte Per, che abbiamo copromosso questa iniziativa. È assolutamente vero tutto quello che è stato detto ed è una parte dell'aspetto, cioè il fatto che bisogna dire che chiaramente stiamo facendo una campagna contro le politiche del governo israeliano e aggiungerei del governo di estrema destra israeliano, perché stranamente quando si parla del governo israeliano acquista un'aura di così, di default, di bontà. E in verità dobbiamo ricordare anche alla nostra opinione pubblica e ai nostri governanti che il governo di Israele è un governo di estrema destra, fatto da fondamentalisti
da religiosi integralisti e sono quelli che hanno stracciato gli accordi di pace. Insomma, potremmo anche dire che tutto sommato sono gli eredi degli assassini di Rabin. Se non dice, perché questo mi aiuta a dire questa cosa? Perché l'altro elemento di critica nei confronti di questa campagna e nei confronti dei palestinesi è quello che i palestinesi hanno scelto la via violenta di resistenza. Ora, la campagna BDS è una campagna per antonomasia, non violenta. E dunque questa è la difesa. Io vi invito a vedere, se andate su YouTube, fate una ricerca, ci fu il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, si chiamava Bettino Craxi, che difendeva il diritto alla resistenza armata del popolo palestinese nell'aula del Parlamento, per capire un po' com'è cambiato, insomma, il clima. Ovviamente Craxi diceva noi governi occidentali dobbiamo spingere affinché invece della lotta armata sia seguita il negoziato, la lotta politica, no? E via dicendo. Però è diritto del popolo palestinese resistere anche con le armi. Sta alla politica evitare che... E invece in questo caso ogni forma di resistenza viene criminalizzata da parte dei palestinesi. In questo la criminalizzazione del BDS ha anche questo aspetto, che essendo una forma di resistenza non violenta, che invita alle coscienze democratiche dei cittadini, come era avvenuto per, io ricordo aver fatto la campagna sul Sudafrica durante il periodo dell'apartheid, perché è da lì che è rinata l'idea di proporre un boicottaggio legato a questo aspetto, e mi pare molto importante ricordare che se vogliamo dare una possibilità al popolo palestinese di lottare pacificamente, questo strumento deve essere assolutamente dichiarato legittimo. Voglio precisare una cosa, perché spesso si è fatto non l'avvocato ovviamente, ma noi a volte parliamo di legge, questa era una proposta di legge che era stata incardinata in commissione, credo affari costituzionali se non vado errato, e che è decaduta con lo scioglimento delle Camere. È una proposta di legge, prima, ecco perché non si può fare il ricorso alla Corte Costituzionale, doveva ancora essere discussa e via dicendo. Dunque non so neanche chi l'ha proposta è stato rieletto, tra l'altro bisogna, siccome il Parlamento ha subito una... Per cui dovremo vigilare sul nuovo Parlamento. Sappiamo per certo che una delle due forze che hanno vinto queste elezioni, la Lega Nord, ha una posizione filo-israeliana in modo sistematico, non tanto per sostegno al governo di Israele quanto semplicemente per odio anti-arabo. Questa è la posizione ufficiale della Lega Nord in ogni atto, eccetera, e in più hanno la sponda di Trump, perché il problema è anche questo della capitale che viene spostata forzosamente in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni dell'ONU dagli Stati Uniti, da Tel Aviv a Gerusalemme. Anche ebraiche americane
Inizio io a rispondere questo, che senz'altro questo dossier è un work in progress, perché specialmente il capitolo attacchi andrà aggiornato spesso, diciamo. Quello che tu dicevi, no, della lista di proscrizione, quello è stato senz'altro un atto mediatico da parte di Israele. C'era già la legge che vieta l'ingresso e hanno pubblicato questo elenco di 20 organizzazioni e non si capisce esattamente perché quei 20, no? Ci sono alcuni che sono molto importanti organizzazioni in questa lista, altri che sono un po' meno importanti. Ci sono alcuni che sono estremamente attivi sulla campagna BDS che non stanno in quella lista. Ci sono alcuni di quelle organizzazioni che sono molto in vista, che sono entrati in Israele, in Palestina, in questi giorni. Ci sono altri di sindacati, un sindacato norvegese che è stato vietato l'ingresso, che non sta in quella lista. Quindi era senz'altro un'azione mediatica e queste azioni anche di intimidire, perché abbiamo visto purtroppo con tutte queste azioni, specialmente le organizzazioni che hanno progetti in Palestina, cioè essere un po' cauti, essere coinvolte nella campagna BDS, che è esattamente quello che vuole BDS, Israele, no? Di evitare che si allarga la campagna, che diventa molto più trasversale e non limitato ai gruppi pro-palestinesi. Quindi questo si è visto anche in questi giorni, per la prima volta è stato negato un membro della Knesset, del Parlamento israeliano, che deve chiedere permesso di viaggiare all'estero, no? È stato negato questo permesso, lui fa parte della joint list, perché parteciperà a eventi organizzati da organizzazioni che sostengono il BDS. Qual è questa organizzazione che organizzava i suoi incontri? È Jewish Voice for Peace, cioè una delle più grandi organizzazioni di ebrei negli Stati Uniti che sostiene il BDS. E quindi sono sempre questi atti di boicottaggio da parte di Israele. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Sì. Questione interessante, perché nel momento in cui io vengo accusato di razzismo, di qualcosa, io posso replicare. Ci sono due problemi. Allora, la maggior parte di queste cose hanno origine all'esterno. C'è uno Stato estero sovrano, Israele, che lancia la sbarra war e lancia queste accuse. Quindi reati che vengono commessi altrove, anche se possono esplicare le sue conseguenze qua, io non posso denunciarli in questo paese, ma dovrei farli in luogo di commesso reato, cioè davanti a una corte israeliana, e abbiamo già finito di parlare. Nel momento in cui in Italia un'associazione o qualcuno mi accusasse, io mi sentissi ingiustamente accusato, potrei fare una querela per diffamazione. Bisogna valutare, perché l'abbiamo fatta per altre case. Cioè, io concretamente, siccome c'è una giurisprudenza della Cassazione che per un verso è anche giustificata, che dice che nel dibattito generale politico sono consentiti alcuni appellativi, per cui definire in certi modi, cioè c'è un margine di tolleranza ampio, per cui molte di queste accuse che io ritengo indegne e ignobili non sono per un reato. Quindi io non posso denunciarle penalmente, posso ribattere nella dialettica politica. In alcuni casi con me si rischia di trascendere, cioè sinceramente se uno dice l'avvocato Giovanni è un razzista, perché partecipa a queste cose e sostiene questa cosa, io personalmente farei querela immediatamente. Mi hanno detto brutte cose, questa non mi è ancora giunta alle orecchie. Mediamente per quelli che sono stati documenti scritti, io ho visto pubblicati qui in questo paese dove si dice antisionismo, antisemitismo, in un confine labile,
c'è giurisprudenza in Tribunale di Milano che dice che l'accusa di antisemitismo, anche se pur infondata, non concreta di per sé un addebito di fatto penale. E quindi la querela è fatica inutile. Bisognerebbe verificarla caso per caso. Poi siamo sempre lì, ci muoviamo in un confine delicato, ma non è, diciamo, la strada più semplice. Io aggiungo che una cosa che abbiamo fatto e che ci è stato consigliato di fare anche è di tenere comunque una traccia di tutte le volte che sono negati gli spazi, che sono, ci sono accuse lanciate sul giornale, eccetera, e fornire questa informazione ai relatori ONU sulla libertà di espressione e così via. Se tutti facessero così in tutte le città europee, si potrebbe, o anche in pochi paesi, si potrebbe anche avere una documentazione tale di meritare una visita da quel relatore, perché dimostra una situazione in cui questi diritti sono negati. Quindi questa è senz'altro una cosa che possiamo fare. Senz'altro una strada lunghissima, faticosa, però è una cosa che possiamo fare. C'era? Passiamo. No, io volevo dire solo una cosa. Noi sappiamo che il Parlamento europeo ha preso una decisione qualche anno fa di etichettare i prodotti delle colonie israeliane. Ma questi prodotti basta scrivere qui made in qualsiasi parte di Israele, diventano israeliani, tornano, vanno a Cipro, a Malta, poi tornano gli stessi prodotti. Insomma. Noi come Unione delle Comunità Palestinesi in Europa abbiamo fatto un incontro al Parlamento Europeo qualche mese scorso, mi sembra, e c'era questa idea, se si può mettere, vietare proprio questi prodotti di arrivare al mercato italiano, perché finché loro mi dicono sì, c'è questo bill, allora ha scritto questi prodotti delle colonie, poi tu sei libero a comprarli o meno, ma questi arrivano lo stesso e nessuno di noi, credo, poi di quelli che sono del mercato interessati, non va a cercare se questo prodotto nelle colonie o già il codice, eccetera, eccetera. Compralo, mettilo nel cestino e se ne va. Quindi l'idea è di andare all'attacco proprio all'Unione Europea dicendo che questi prodotti vanno proibiti, cioè non devono più arrivare in Europa. Allora qui facciamo forse un passo di attacco, non sempre di autodifesa. E l'altra cosa che volevo dire, guardate che il boicottaggio serve anche a un'altra cosa. I palestinesi che vivono sia in Cisgiordania che a Gaza arricchiscono il governo israeliano dalla loro occupazione, perché noi tutto compriamo da Israele, Gaza non entra ma neanche un ago senza il permesso di Israele, e noi lo paghiamo. In Cisgiordania, se facciamo il boicottaggio, certi prodotti non ci stanno più perché Israele è l'Italia. Quindi boicottare il boicottatore, che è Israele, diventa un diritto doppio, perché io voglio farli sentire che tu mi stai proprio massacrando di fame, perché se non posso comprare niente da voi, i confini sono tutti chiusi nelle loro mani, io non posso fare entrare altri prodotti fuori di quelli israeliani, quindi tu mi costringi a occuparmi, a comprare tutto da te e vivere sotto la tua occupazione, se alzo la testa me la taglio. Quindi che più di così che si può fare? Poi si faccia una lotta pacifica, tranquillamente, guardate tutto quello che c'è, almeno 15 arresti, ogni giorno, se non un morto o due. Allora, questo Stato merita di essere boicottato o no? Questo è che dobbiamo far passare l'idea alla maggior parte della gente, più che possiamo farla, non siamo pochi, ma l'idea sta andando a diffusione, a macchia d'olio, e così deve essere, esattamente come come in Sudafrica. Perché se siamo oggi qui a Roma, domani dobbiamo stare in tutti i posti a fare la stessa cosa, contro il Giro d'Italia, contro anche queste l'Adidas, io non so ma cosa sono queste, che stanno facendo sport anche in Palestina, dando responsabilizzazione a tante cose. E ci sono tanti altri, insomma, prodotti da migliaia, insomma. E il problema è che dobbiamo individuare certi prodotti, oltre a quelli che vengono da Israele, dalle colonie, certi prodotti che sono dentro le multinazionali, lì è il problema. Lì è il problema, perché abbiamo fatto quella iniziativa su HB, ti ricordi? Anche lì, ma HB ci stanno dentro tutti tanti altri sensori, altri meccanismi che appartengono a altri 100. HB è
la multinazionale. Quindi dobbiamo cercare a far più, credo di essere più precisi a dire vogliamo questo, questo, contro queste prodotti, perché lì li fai sentire, quelli, specialmente quelli che vengono da Israele. Grazie. No, è chiar... sì. No, è, chiar... è stata chiarissima, è stata chiarissima, ma questo fa parte della battaglia per la libertà di espressione di, dei cittadini di ogni paese, chiaramente. Insomma, uno... eh beh, allora prego, andate avanti, battetevi contro questo tipo. Sì, ma qua ci sono due cose, c'è una questione di cultura generale, di uso della lingua e poi c'è la questione, il piano giuridico che è un piano un po' diverso e allora lì uno come cittadino si batte contro chi fa passare queste leggi, questa è la cosa, sul piano giuridico, per il resto sta a noi chiarire questo concetto ogni volta che abbiamo l'occasione di farlo. Senza appunto lasciarci intimidire, tappare la bocca quando ci dicono che siamo antisemiti, perché non lo siamo, perché non lo siamo, e spieghiamo perché. Aggiungo anche, aggiungo giusto una cosa su questo, che c'è, c'è anche molta disinformazione su questo, queste definizioni, no, di, che è stato adottato in, in alcune sedi che, dove non è, non è vero, dove è solo sotto esame, e quindi c'è senz'altro una campagna, come c'è stato una, uno sforzo concertato per combattere il BDS, c'è anche questo, però c'è anche molta disinformazione su questo, quindi anche su questo dovremmo lavorare. Prego. Voglio suggerire
ti ringrazio e ti rispondo su quello. Il giro si stima, il pubblico televisivo sia di 800-900 milioni di persone in tutto il mondo. Noi purtroppo siamo troppo pochi per lanciare una campagna del genere e essere efficace, non ce la facciamo, molto semplice. E quello che dovremmo fare è usare quell'occasione per avere visibilità. Sicuramente sui social media, durante il giro, da tutte le tappe, possiamo fare questo. E anche con la presenza fisica, con le bandiere, eccetera, durante le tappe in Italia. Quindi questo senz'altro lo possiamo fare. Abbiamo visto i media del ciclismo, che ho scoperto con queste campagne che esiste, e sono stati molto aperti a dare spazio alla campagna, e a differenza dei media, cioè politici o in altri economici, che ci hanno dato spazio e ci chiedono ancora di sapere come va la campagna. E sicuramente c'è un'organizzazione britannica che sta organizzando un controgiro in Palestina durante il giro, per ciclisti veri, faranno 100 km al giorno, quindi è una cosa seria, ed è sicuro che i giornalisti che stanno lì per seguire il giro seguiranno anche quello. E quindi dobbiamo, non essendo le masse, come c'è stato, no, nella campagna verso la fine dell'apartheid in Sudafrica, non siamo a quel livello, quindi dobbiamo cercare e modi per essere visibile anche essendo in poche persone, anche per far crescere la campagna. Per quanto riguarda la proposta di fare alcune tappe in Palestina, alcune tappe in Israele, questo non sarebbe stato accettato dal popolo palestinese. Non pretendo di parlare a nome del popolo palestinese, per carità, però non è quello che chiedono. Non vogliono far parte di una... Questo si svolge a maggio, quando è 70 anni di della Nakba, sì, di esproprio, ecco. E quindi non vogliono un compenso con un paio di tappe del giro. Senz'altro sarebbe stato interessante, perché comunque facendo le tappe lì si vede il muro, si vede un po' di più delle cose. Sì. No, però è naturale anche chiedere, no? Però per spiegare che non si chiede di avere uguale tappe del giro, chiedono ovviamente di avere i loro diritti rispettati. Grazie. Ashur? Tanto vero che durante la seconda guerra mondiale, quando il governatore della Francia, sotto il nazismo, mandò una lettera al Pascià del Marocco, sotto occupazione francese, sotto colonialismo francese, dicendo, volendo i nominativi di tutti i cittadini ebrei, il Pascià del Marocco rispose al governatore francese mettendo nella lettera il nome suo e dei suoi figli. Dice, nessun cittadino del mio paese potrebbe portarlo via. E per questo noi abbiamo 700.000 ebrei che vivono in Marocco, altri decine di migliaia che vivono anche in Iran, e sono
che hanno abbracciato le religioni ebraiche, Rea ha abbracciato le religioni, tutto il suo popolo divenne ebreo. Per questo non sono neanche di origine semita. Poi il concetto sionista che vuole strumentalizzare una ideologia, una dimensione spirituale religiosa, trasformarla in un concetto politico, è rappresentato da uno Stato, devono vivere solo loro, questo è un concetto per noi razzista, perché da noi tuttora vivono cristiani, musulmani, ebrei, in santa pace, in tutti i paesi arabi e musulmani. Tanto vero che oggigiorno ci sono dentro Israele stesso degli ebrei, più di 5.000 nella città di Nablus e in altre parti, che rifiutano la cittadinanza israeliana dicendo noi siamo palestinesi. Palestinesi, abbiamo vissuto lungo la storia con i cristiani e con i musulmani e noi lasciavamo i nostri figli quando andavamo a celebrare le nostre feste religiose presso i nostri vicini musulmani e cristiani. Per questo io dico che occorre, oltre questa campagna bellissima e importantissima, che deve essere anche accompagnata da informazione costante, non sporadica, programmata nel Parlamento, da tassare continuamente i membri del Parlamento europeo, dei parlamenti in tutta l'Europa e del Parlamento italiano, perché io tempo fa andai in un programma televisivo speciale TG2 e c'era un sottosegretario agli esteri. Dietro si parlava di terrorismo, si parlava di Islam, di altre cose, e lui subito disse che noi dobbiamo imparare da Israele come combattere il terrorismo. Allora noi dobbiamo essere sempre attenti e presenti per dire che quello che compiono i palestinesi non è terrorismo, un diritto santo sacro per avere la propria libertà. Primo. Secondo, noi siamo venuti alla pace, abbiamo fermato gli accordi di Oslo e sono più di 20 anni che stiamo trattando con Israele. Cosa ci ha dato? Cosa ci ha riconosciuto Israele? Nulla. Proprio ci ha reso, vuole rendere l'autorità palestinese come è quello che protegge la sua occupazione, come dice il Presidente, anche senza costo. E noi non saremo sempre pronti a fare questo ruolo. Ci sono degli accordi che devono essere rispettati. Noi vogliamo uno Stato nostro, abbiamo accettato anche il concetto di dire Cisgiordania e Gaza, ma realmente oggi loro occupano il 60% della Cisgiordania. Quindi realmente è impossibile oggi, con la situazione attuale, creare uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza. Solo con il ritiro, e lo dobbiamo dire chiaro e tondo, il ritiro completo di Israele dai territori occupati nel 67 e da Gerusalemme Est. Il mondo sta zitto e Israele sta sfruttando, approfittando di questo silenzio per realizzare i suoi progetti. Dove sono i politici, i parlamentari a criticare questa situazione? Ieri hanno fatto l'accordo con gli avvocati della ragazza palestinese, orgoglio del popolo palestinese, il Tamimi, e hanno concordato che la prigione, 8 mesi di prigione, per una ragazza che ha dato una spinta, uno schiaffo a un soldato israeliano che è entrato nella sua casa, che da quando è nata lei ha visto i soldati di occupazione israeliana e blindati israeliani camminare sulle strade delle città palestinese in Cisgiordania. Allora io dico, dove l'umanità oggi? Che cosa abbiamo imparato dalla seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, tutti i disastri che sono sorti presso quei popoli che loro dicono ai parlamentari affondano le loro radici nella cultura giudaico-cristiana. La prima guerra mondiale, il colonialismo, l'olocausto.
dell'Olocausto, la seconda guerra mondiale, tutti sono sorti in contesti psicologici, culturali, in questi paesi qui. E a questi paesi io dico quello che ha detto Einstein, quando è stato chiamato per essere secondo presidente dello Stato di Israele, Einstein disse, quando andò in Palestina e fece il tiro nei villaggi e nelle città palestinesi, dicendo a loro, ma questa è una terra non che sia senza popolo, ha il suo popolo. E questo popolo che ha queste caratteristiche di vita, questo modo di vivere, di esistere, di fare, e lei da forti ha una grande cultura. Questo popolo, anche se riuscirete, ha detto ai capi del sionismo, a cacciarlo via, saprete che non starà zitto. E un giorno compatterà fino a riconquistare la propria terra. E in quel momento ci saranno molti massacri, anche dei innocenti ebrei che voi potete ingannare. Io vi dico, voi sarete responsabili di tutte le persone innocenti che voi riuscirete a ingannare per portarli in Palestina. Per questo io vi dico, occorre organizzarci bene, occorre non stare sempre, come diceva la dottoressa qui, alla difesa. Bisogna attaccare con logica, con documentazione, fare un'azione sempre programmata sapendo dove vuole arrivare. Vi ringrazio, scusatemi.